Allora, partiamo dal presupposto che secondo me, e anche secondo quelli che studiano i problemi dal punto di vista, diciamo così, della comunicazione, del marketing, per i professionisti, un professionista, un commercialista che viene pagato dal cliente perché il cliente è convinto che lui sia il migliore sul mercato, perché il cliente è convinto che faccia la differenza, da qui in avanti, secondo me, deve fare informazione e formazione. Quindi non è possibile che esista un professionista che chieda dei soldi in cambio dei suoi servizi che non sia autorevole dal punto di vista della formazione e dell'informazione. Tradotto, un commercialista nel 2024 deve fare eventi formativi barra informativi per i propri clienti.